Riconoscete sicuramente questa colonna sonora, Nuovo Cinema Paradiso 1994, regia di Giuseppe Tornatore. È un inno alla bellezza del cinema, al fascino della sala buia. È una storia di amicizia, un'amicizia profonda che nasce tra un bambino ed un proiezionista, Philippe Noiret, Alfredo. Il proiezionista è quel mitico, invisibile personaggio che dietro di noi aziona una macchina da presa e materializza i fantasmi sullo schermo del cinema. Ed è la storia di un ritorno. Un regista, Jacques Perrin, affermato, ritorna nel paese dove il proiezionista che ha segnato la sua vita è morto e ripercorre in un flashback quegli anni in cui quella dimensione del cinema è diventata così importante per lui e rievoca anche quelle atmosfere, la sala vociante, il pubblico nascosto nell'anonimato del buio, gli scherzi, il prete che all'improvviso saltava su sulla sedia per interrompere la proiezione perché giudicava le scene troppo audaci. È un bilancio di vita, ma è anche un bilancio della storia del cinema, quello che ci propone Tornatore, un bilancio malinconico, affettuoso. Nell'ultima scena il protagonista si ritrova in una piccola sala di proiezione e rivede scorrere davanti a lui i frammenti che Alfredo aveva riunito in una bobina di quelle scene che il prete aveva censurato. Ed è una proliferazione di baci, perché il cinema alla fine che cos'è se non un bacio allo spettatore? È un inno al sogno e al desiderio. Ebbe una storia contrastata Nuovo Cinema Paradiso. Quando uscì era lungo, molto lungo, quasi 3 ore, e il pubblico lo rifiutò. Poi venne rimontato, tolsero 30-40 minuti e insomma nella nuova versione andò al Festival di Cannes e vinse il gran premio della giuria. Il cinema ancora una volta trionfò nel nome appunto di se stesso e di quella sala che forse oggi si sta un po' allontanando.